Comincia la marcia di avvicinamento della nostra emittente alla giostra del Saracino che si disputerà tra circa un mese. Infatti abbiamo deciso di dedicare le prossime quattro trasmissioni di Città Nostra ad alcuni aspetti particolari dei quartieri della giostra del Saracino. Ci occuperemo infatti dei comitati giovanili che si stanno muovendo proprio all'interno dei quattro quartieri. E la nostra marcia di avvicinamento verso la 127esima giostra si tinge all'inizio di giallo cremisi. Ci occupiamo infatti e parliamo dei giovani del quartiere di Porta del Foro. Il nuovo comitato si è insediato non da molto. Prima di entrare nello specifico e parlare delle attività dei giovani Chimerotti, però rivolgiamo un pensiero invece a chi vi ha preceduto. Il primo pensiero va ad Alessio Cerofolini e Marco Severi, che hanno lasciato questo incarico a noi per problemi legati soprattutto al lavoro. Hanno lasciato questo incarico che è sicuramente un incarico dispendioso sia di tempo che di energie, però non ci hanno fatto mancare il loro sostegno e non ce lo faranno mancare il loro sostegno nella prossima estate, nei prossimi impegni futuri. Come nasce il rapporto invece tra Antonio e Porta del Foro? Tra Antonio e Porta del Foro nasce soprattutto grazie all'attaccamento familiare, non da parte di mio padre ma da parte di mia madre. Un amore che si è evoluto col tempo, soprattutto grazie a quando arrivai al quartiere, se non sbaglio nel 2007, prima dell'ultima vittoria della nostra Lancia, settembre, grazie agli amici storici, amici con i quali sono cresciuto, e successivamente dall'anno del 2009, grazie anche a Serena Capponi e Roberto Leonardo, che erano le ex presidenti del Comitato Giovanile, hanno creato un legame tra noi ragazzi che si è evoluto nel tempo, e ad oggi ho avuto la fortuna di ricoprire questo ruolo. Perché la giostra del Saracino? Perché il quartiere? Non era meglio fare attività magari in un'associazione? Sì, da un esterno magari può essere visto, da un esterno della città, da un esterno delle tradizioni può essere visto in questo modo. Però io penso che venire al quartiere non sia solamente uno spreco di tempo o un modo per ritrovarsi con gli amici. Certo, è un modo per ritrovarsi con gli amici, però soprattutto è proseguire una tradizione che dai nostri nonni arriva sino ad oggi. Sei studente come gran parte appunto dei giovani di Porta del Foro, tra l'altro studiate anche fuori, ma è pesante tornare e dover pensare al quartiere invece magari di svagarsi con gli amici? No, assolutamente, io studio a Siena, non tanto lontano, studio economia a Siena, e assolutamente non è facile magari, soprattutto durante la settimana, durante gli impegni della settimana, essere presente ad Arezzo, però non dista molto la città. Certo, magari sarebbe più divertente per noi, se io parlo per me, se io parlo anche per gli altri ragazzi, spendere il nostro tempo con gli amici o a divertirsi, però venire al quartiere viene prima di tutto, secondo noi. E quindi ci fa felice soprattutto stare qui. Allora, reputi il tuo incarico magari una corsa ostacoli, mi spiego, cioè la vittoria non è che manca da poco, poi c'è un problema anche della sede, del posto dove svolgere tutte le attività, il quartiere si sta espandendo verso nuovi quartieri dove arrivano altre persone che magari vengono anche da altre zone, per cui hanno altri fedi giostresche rispetto a Porta del Foro. Ecco, come pensate appunto di fare una nuova leva di giovani che possano venire al quartiere, partecipare alle iniziative e aiutarvi nelle attività dei giovani di Porta del Foro? Le questioni che hai sollevato te sono sicuramente rilevanti, partendo inizialmente dalla vittoria della Lancia, che a noi manca dal 2 settembre 2007 e ad oggi siamo arrivati a 6 anni, sperando di non arrivare a 7 al prossimo settembre. La questione, il problema della sede è assolutamente rilevante, però il rettore Sandro Sgarampa si sta adoperando per darci una collocazione degna, che assolutamente a noi manca, a differenza di altri quartieri che possono utilizzare locazioni molto più degne assolutamente di noi. Le modalità invece con le quali noi si sta cercando di attirare i giovani, che comunque nella zona ovest della città, nella nostra zona, secondo noi sono molti, perché prendiamo parti sia di San Leo, prendiamo le parti di
di Via Fiorentina, che sono molto popolate da ragazzi, e quindi con iniziative mirate, soprattutto durante la settimana del quartierista, feste rivolte a quel pubblico lì, a un pubblico perciò giovanile, speriamo di coinvolgere sempre più gente possibile, perché più gente c'è, più il quartiere rimane e diventa vivo. Ecco, tra poco parleremo anche della settimana del quartierista, però la vostra attività dura 365 giorni l'anno, giusto? Assolutamente, è un'attività che dura 365 giorni l'anno più uno, perché noi tutti i giorni, se non tutti i giorni dell'anno, quasi tutti abbiamo dei problemi da risolvere, delle questioni da far quadrare. Pensiamo è giusto far riferimento alla Befana, all'iniziativa della Befana del quartiere, perciò anche in periodo assolutamente non giostresco come quello subito dopo le feste natalizie, ci impegna per una giornata che comunque è assolutamente riconosciuta a livello cittadino. Successivamente un impegno che noi portiamo avanti 365 giorni all'anno, le scene di fine mese, le pulizie delle sedi, il modo anche per ritrovarsi, per andare alle stalle a mangiare un panino mentre si guarda i giostratori allenarsi. Questo è un'attività, insomma, che dura tutto l'anno. Il mio rapporto con Porta del Foro comincia da ragazzo, da ragazzino, soprattutto insieme a una grande passione per la storia. E quindi ho ritrovato questa grande passione per la storia nella storia della mia città, e sicuramente una manifestazione come la Giostra del Saracino, che rappresenta la storia di questa città, riporta gli antichi splendori della città di Arezzo nei tempi moderni, mi ha sempre affascinato. E nel quartiere sicuramente poi ho ritrovato la possibilità anche di immedesimarmi ancor più in questa storia attraverso anche alle manifestazioni e a tutto il resto, e principalmente anche all'entrata in piazza portando i colori che ho sempre amato e per cui nel quale del quartiere sono nato, insomma. Sostenere il proprio quartiere, respirare la storia, ma anche conoscere tante persone. Infatti il quartiere credo che ad Arezzo sia un esempio unico di elemento, di momento aggregativo come nessun altro. Sì, come giovane soprattutto credo che sia un buon elemento aggregativo, un sano elemento aggregativo, dove possiamo anche comunque iniziare a proiettarci in un mondo di persone più grandi, anche attraverso l'acquisizione appunto di piccole responsabilità che comunque insegnano a noi ragazzi a sapersi gestire e a saper gestire anche altre persone. Ecco, responsabilità che comunque spesso condividete anche tra virgolette con i più grandi, perché organizzate insieme varie manifestazioni durante tutto il corso dell'anno. Sì, sicuramente ci vuole un importante senso anche aggregativo con le persone più grandi, appunto, e soprattutto prendere anche quello che c'è di importante, di buono da chi ci può insegnare, da chi ha più anni sulle spalle, da chi ha più esperienze di noi. Sicuramente è un importante confronto per un giovane che si proietta in un mondo di adulti. Sono state rinnovate le cariche del Comitato Giovanile da poco, ma quando c'è da fare tutti si rimboccano le maniche della camicia e si danno da fare per quello che possono, no? Sì, sicuramente, soprattutto è questo forte amore, questo forte piacere anche nel stare con coetanei, amici, che ci porta anche a venire al quartiere con uno spirito diverso, a vedere il lavoro sì in maniera dura, ma anche come elemento aggregativo, come stare insieme a persone con cui si sta bene, insomma. Senti, sei responsabile del bar per il Comitato Giovanile, tra pochissimo inizieranno anche tutte le iniziative che porteranno poi alla 127esima Giostra del Saracino, iniziativa all'interno dei quartieri. Rivolgiamo un appello al divertirsi soprattutto appunto facendo riferimento a quello che si beve, divertirsi in maniera consapevole. Sì, sicuramente è molto importante non tralasciare questo aspetto, cioè quello di usare il quartiere come posto aggregativo, dove magari si può bere anche una birra insieme agli amici, ma appunto senza esagerare, senza tralasciarsi poi più di troppo. Tu sei uno studente, rinunceresti a un bel voto nel tuo curriculum studentesco per la vittoria nella giostra del prossimo 21 giugno? Sì, sicuramente sì.
E ti senti penalizzata un po' a essere donna nel mondo della giostra? No, assolutamente. Noi donne abbiamo un ruolo importantissimo all'interno del quartiere, a partire dall'organizzazione della cucina, dei turni, dal banchino in cui vendiamo i nostri gadget. Insomma, siamo una parte importante del quartiere e non per questo siamo penalizzate in nulla. Ecco, il ruolo della donna è cresciuto molto all'interno del mondo della giostra, addirittura c'è un quartiere che ha un vicerettore donna. Non siete più soltanto in cucina, ma ricoprite ruoli importanti all'interno delle cariche del quartiere e poi vi date da fare anche nelle attività che sembrano più rivolte ai maschietti, no? Mi riferisco per esempio ai lavori al campo prova o quant'altro, no? Sì, ci occupiamo di tutti gli aspetti del quartiere, ad esempio del bar, della cucina, del campo prova, sistemiamo i costumi, quindi ci occupiamo di tutti gli aspetti, non c'è più una distinzione netta tra appunto la componente maschile e la componente femminile. In particolar modo tu ti occupi dei social network all'interno del quartiere di Porta del Foro, perché è importante creare l'evento però poi anche diffonderlo e probabilmente anche tra i tuoi coetanei il mezzo più importante, quello più diffuso è l'utilizzo del social network. In una società come quella moderna pubblicizzare la giostra attraverso il social network è fondamentale, soprattutto per avvicinare quelle persone che magari vengono da fuori Arezzo o hanno magari timidezza nell'approcciarsi al quartiere, quindi pubblicizzarlo attraverso eventi, quindi eventi principalmente su Facebook, è fondamentale per avvicinare anche chi magari non si sente così vicino al quartiere come noi che siamo nati in questo quartiere. Una passione che va sicuramente oltre i risultati, ci impegniamo sempre con costanza nonostante la vittoria ormai sia da molti anni che non arriva. Ma questo non ci impedisce di continuare a lottare per il nostro quartiere. La forza di un quartiere secondo me sta proprio nelle persone che nei momenti di difficoltà non se ne vanno ma cercano di rimboccarsi le maniche e di risolvere tutte le varie questioni in sospeso. Poi magari possono anche non riuscire nel loro intento, però almeno uno ci prova. Andando via è la soluzione più facile, quelli che restano invece sono quelli che valgono. Manca qualche settimana alla giostra, manca ancora qualche giorno a che inizino tutte le attività che poi si svilupperanno e troveranno il loro apice sotto giostra nella settimana del quartierista, però voi avete già, a proposito di questo, le idee ben chiare, no? Ci puoi fare qualche anticipazione? Noi penso siamo stati uno dei primi quartieri ad aver già le idee ben chiare su quello che deve essere organizzato, visto che già da una settimana fa la nostra settimana era già completa con tutti gli impegni già previsti e posso dire che noi iniziamo come al nostro solito, possiamo dire con il botto, perché iniziamo con il giovedì con la scena al contrario e a seguire Toga Party. Ormai scena al contrario che diciamo è diventata una nostra tradizione nell'iniziare la settimana del quartierista. E poi niente, proseguiremo con un altro bel evento il sabato, dove prima faremo un evento sponsorizzato soprattutto grazie anche al quartiere, chiamiamolo così, nato in questi ultimi anni, che è quello di Sant'Agostino, e i quali ci verranno a sfidare ad un torneo di beer pong. Ora vediamo, insomma, comunque una bella iniziativa che porteremo avanti. Ecco, sono iniziative per lo più consolidate che avete anche già effettuato con successo negli anni passati. È un momento anche per cercare di attirare persone che poi possono darvi una mano durante tutto il corso dell'anno nello svolgimento della vostra attività. Assolutamente, le nostre iniziative sono mirate soprattutto al coinvolgere gli esterni che comunque in tutto questo tempo non si sono mai fatti coinvolgere più di tanto all'interno della vita giostresca, e proporre iniziative di questo genere ovviamente comporta poi dei notevoli vantaggi durante l'arco dell'anno e soprattutto della settimana del quartierista, dove uno potrebbe avere una partecipazione di gente molto più assidua. Il 12 giugno iniziano i mondiali di calcio in Brasile, temete la concorrenza dei mondiali di calcio?
Ma non più di tanto, anche perché abbiamo visto che gli appuntamenti delle partite dei mondiali, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, noi incroceremo solamente quella di sabato a mezzanotte, poi le altre partite si svolgeranno in orari meno congrui con i nostri programmi, quindi non temiamo la concorrenza dei mondiali sicuramente, anzi speriamo magari di poterci godere questo momento con i mondiali e con la giostra. Senti, la donna però negli ultimi anni all'interno del mondo della giostra ha fatto passi da gigante, non c'è più la ragazza che viene relegata in cucina a cucinare o a servire ai tavoli, ma ci sono anche ruoli molto più importanti di responsabilità, no? Assolutamente vero, anche perché io penso all'interno di qualsiasi quartiere che la posizione della donna e la figura femminile è fondamentale. Ormai siamo un po' abituati a fare di tutto. Prima sì, era soltanto il ruolo in cucina, dal fare le pizze, portare le pizze ai tavoli, ma adesso veramente facciamo di tutto. Anche all'interno del campo prove diamo una mano, cerchiamo di dare una mano, quando c'è da preparare serate o che, vabbè, nei limiti del possibile siamo sempre presenti, quindi direi che la donna ha un ruolo tante le volte non tanto riconosciuto, però è fondamentale all'interno di qualsiasi quartiere. Nel comitato giovanile hai un ruolo di responsabilità per quanto riguarda la fotografia, ma la giostra è fotogenica? I personaggi della giostra sono fotogenici? Secondo me sì, assolutamente sì. Io penso che la giostra del Saracino è qualcosa di meraviglioso, sia in quanto a retina, ma anche penso anche per un turista che viene a vedere la giostra e si ritrova in mezzo a una sfilata. Io penso che tra i colori, i suoni, è qualcosa di unico al mondo. E fotogenica? Io penso assolutamente sì, sia dagli sbandieratori, dai musici, dai quartieri, i colori dei quartieri, è meraviglioso. E per quanto riguarda sia le immagini che poi le foto che uno scatta, è sempre bello da rivedere e da riguardare. Ci puoi svelare un'iniziativa proprio all'inizio di giugno, soprattutto dedicata ai bambini, giusto? Sì. Diciamo che negli anni passati facevamo il Chimerotto Day, che era una giornata un pomeriggio la domenica solitamente, dove praticamente la dedicavamo ai bambini, tutto il pomeriggio della domenica con giochi, con i pony. Invece quest'anno all'inizio di giugno, il primo giugno, abbiamo questa merenda al Parco Ducci, dove praticamente diamo la possibilità ai bambini di indossare il vestito da paggetto, quindi fare le foto, la merenda e un pomeriggio differente, insomma. Senti, un'ultima domanda: lo scorso anno è stata accreditata una giostratrice donna per Porta del Foro, che cosa ne pensi di questa mossa? Ti sei sentita onorata, qualche perplessità o cosa? Per me è stato un grande passo avanti, anche proprio per rivalutare la figura della donna all'interno di un mondo che è tipicamente maschile. Il fatto di dare la possibilità alla Barbara di poter anche tirare nella lizza durante le prove della settimana, insomma, della giostra, è stato secondo me un grandissimo passo avanti. Certo, da qui ad avere una giostratrice donna è qualcosa di particolare e da vedere, però il fatto di aver dato la possibilità è una grande rivincita, insomma, per noi, e anche per lei è stata una soddisfazione. Porta del Foro perché mi sono innamorato di questo quartiere. Era l'estate del 2009 e io, conoscendo ragazzi, amici che erano all'interno del quartiere, mi dicevano sempre vieni, vieni, vieni. Alla fine sono venuto e non me ne sono più andato, mi sono innamorato di Porta del Foro, del quartiere. Soprattutto, ragazzi, entrare in piazza con questo quartiere è un onore e poi non ti passa più. È stata una leva particolarmente prolifica quella del 2009, perché ho sentito anche gli altri intervistati, tutti si sono avvicinati in quei mesi. Sperate comunque anche di poter ripetere questo exploit in fatto di presenza all'interno del quartiere, magari supportato anche da qualche buon esito in piazza? Certo, magari. In quell'anno arrivammo in tanti, soprattutto riuscimmo a portare tanti ragazzi, e questo diciamo che è anche il nostro intento, riportare un gruppo di ragazzi giovani come lo eravamo noi, perché alla fine siamo cresciuti in questo quartiere e ci siamo innamorati di questi colori. E veramente è un gruppo che ancora tutt'oggi ha resistito e se ne sono andati da qui veramente in pochi.
Tra poco prenderanno il via le iniziative che porteranno poi alla giostra del 21 giugno. Voi siete già in moto per cercare di attirare più persone possibile e arrivare anche numeri importanti di partecipazione, magari che potrete utilizzare anche durante tutto l'anno per avere degli aiuti per organizzare le iniziative che si svolgono poi durante 365 giorni l'anno. Certo, perché ricordiamo che noi come quartiere abbiamo soprattutto un servizio di ristoranti, di pizzeria che anche durante l'inverno è molto attivo e per questo serve gente tutto l'anno. Qui soprattutto affittiamo il quartiere per delle feste, per delle cene che magari fa qualche associazione e comunque sia noi quartieristi siamo presenti a dare una mano al quartiere e quindi per noi è fondamentale avere un numero di persone che si possa anche intercambiare nei turni durante tutto l'anno. Soprattutto ora che manca un mese alla giostra del Saracino, la gente è molto numerosa, le richieste di partecipazione al quartiere sono molto più elevate che durante l'inverno e questo per noi è un punto di forza perché non abbiamo assolutamente problemi per coprire tutti i turni e tutte le iniziative del quartiere che sono veramente numerose. Ecco, importante quello che hai detto poco fa, il quartiere che collabora con altre associazioni che comunque non vivono di giostra, perché Porta del Foro comunque non vive soltanto di giostra ma collabora un po' con tutto il tessuto sociale aretino, soprattutto quello della parte ovest di Arezzo, giusto? Certo, Porta del Foro tutto l'anno diciamo che partecipa insieme ad altre associazioni, soprattutto a me fa piacere ricordare una partecipazione che abbiamo avuto quest'inverno con l'associazione Crescere in una giornata dedicata ai bambini disabili e questa è anche una cosa che rende onore un quartiere, partecipare anche ed aiutare altre associazioni al di fuori del mondo della giostra. Per concludere una domanda tecnica, rispetto al giugno dell'anno scorso la coppia giallo-cremisi è completamente cambiata, innanzitutto quali aspettative per le giostre del 2014 e poi magari c'è qualche aspirazione come sta succedendo, come è successo negli altri quartieri che cresca all'interno del quartiere una coppia giovane magari tirata su tra quei ragazzi che frequentano da tanto il quartiere di Porta del Foro? Sì, certo, la coppia giovane e soprattutto una coppia di quartieristi che hanno nel cuore Porta del Foro sarebbe la cosa che fa più piacere anche ai quartieristi e diciamo la verità ci sono dei ragazzi che si allenano tutto l'anno insieme a Luca Veneri e Stefano Mammuccini che sono i giostratori titolari di quest'anno e diciamo che è la nostra speranza tirare su questi giovani e per quanto riguarda Luca e Stefano noi è ovvio che crediamo nelle loro potenzialità, bisogna sempre credere nelle potenzialità dei giostratori anche perché il giorno della giostra loro sono noi perché quei due tiri, quei 4 secondi a tiro per noi sono tutto, noi lavoriamo un anno intero per quella carriera quindi è ovvio che ci crediamo. E allora in bocca al lupo a Porta del Foro e buon lavoro ai giovani giallo-cremisi.